Ecco, Evergreen, un disco di Calcutta. Ah, siete proprio appassionate, appassionatissime. Bisogna. Ma come vi siete avvicinate alla musica di Calcutta? Per casissimo. Casissimo? A caso. Sì. Però... è partita su Spotify e esatto. Basta. Amore al primo ascolto, direi proprio. È l'originalità dei testi. Ok, per te? La musicalità, il sound. E cosa che trasmette nelle sue canzoni Calcutta? Beh, non saprei sinceramente, come testi non abbiamo, cioè non c'hanno così tanto significato, però sì, magari un po' diverso da quello che sta andando adesso, non saprei cos'altro. Come mai riempie, scusa, i palazzetti? Non lo so, forse è la particolarità di Edoardo nel scrivere i testi. Magari dice una cosa semplicissima, è il modo in cui la pone che è molto bella. Mercoledì 23 gennaio sono a Bologna per la terza tappa del tour del cantante Calcutta. Calcutta è un cantante italiano della scena indie pop salito alla ribalta nazionale. Ha firmato diversi successi come Paracetamolo e Oroscopo. Ci sono due gradi e ci sono già diversi fan arrivati qui davanti al Palazzetto dello Sport di Bologna per ascoltare il cantante Calcutta. Ci piace la musica indie, dipendente italiana, quindi... Sì, soprattutto Calcutta. Soprattutto Calcutta. Come avete scoperto Calcutta? Playlist su Spotify. Spotify, ormai questa è l'era di Spotify, ma anche alle feste è un must, Oroscopo, sì. Quindi ovviamente una cosa tira l'altra e ti vai a ascoltare la musica su Spotify, quindi... Se si prova anche questa, dai. Si patisce un po' di freddo, però ci siamo. Perché si prova? In che senso? Sono curioso di sentirlo dal vivo, non l'ho mai sentito, quindi si cerca, si prova a sentire com'è. Siamo emozionatissime, molto. Anche quasi senza parole. No, veramente da una vita che vogliamo vederlo, tipo da giugno che abbiamo i biglietti. Esatto. Da giugno che avete i biglietti? Sì, sì. Sì, da giugno che abbiamo i biglietti. La prima cosa che abbiamo fatto è stata prendere i biglietti per il concerto di Calcutta. Perché mi garbo le canzoni tristi e quindi è il posto giusto. Ma come l'avete scoperto Calcutta? Io al mio compleanno si inizia a cantare un Uno Scevo e da lì amore a prima vista. Sì. Come mai il concerto di Calcutta? Perché ci piace. Allora, ti piace? Sì. Come mai? Cosa ci trovi nelle canzoni? È bello, non lo so. Parliamo di questo cantante italiano indie pop che sta avendo molto successo. Sì. Ecco, come mai siete qua al concerto di Bologna? Beh, perché Calcutta è bravissimo. Cosa racconta nei suoi testi, nelle sue canzoni? Credo che una delle cose più belle è che solo lui lo sa. E dopo tu interpreti come ti pare. Però ognuno trova un significato, secondo me, molto interessante. Da dove arrivate? Dal Molise. Campo Basso. Boiano, Bologna, Boiano, Boiano. Sì, sì. Anche per studiare ingegneria, però. Da che ora siete qua al cancello? Da che ora siamo qua? Mezzogiorno più o meno. Questo freddo? Sì, solo per Calcutta. Calcutta è un ottimo interprete. E da che cosa? Non un interprete. In generale i suoi testi sono molto profondi e sensati e quindi ci piace proprio perché è comprensibile, è accessibile. E poi ho fatto successo perché è accessibile a un pubblico... Di proletari. Esatto, esattamente, sì. Esattamente, sì, sì, sì. Cosa racconta in queste canzoni? Beh, la sua realtà che però è molto simile alla nostra, alla fine siamo tutti giovani più o meno della stessa generazione, ormai certi cantanti magari stanno un po' più stretti rispetto a un Calcutta che invece parla come parlano i tuoi amici, dice le cose, cioè fa le cose che fai tu, alla fine ci rappresenta. Sono le figure retoriche che usa, proprio il linguaggio che è particolare, non tutti parlano di tachipirina, quindi ovviamente è un elemento... Cioè, ovviamente può sembrare una stupidaggine, però comunque è una cosa particolare, nessuno parla con certi termini, quindi fa successo così per questo. E io oggi ero appunto malata, avevo un po' di mal di testa, non ho preso quella perché sono allergica, però no, l'avrei presa. Se non fossi allergica... Ma sei allergica alla tachipirina? Sì, avrei preso quella, ma purtroppo Calcutta, perdonami, mi dispiace. Secondo me perché la gente è stimolata dal fatto che i suoi testi... Non sono seri, però non molto comprensibili, quindi c'è un velo, diciamo, di mistero dietro le sue parole. Sono già tanti alle 5 i ragazzi qui in fila per vedere il concerto di Calcutta di questa sera.
perché è un cantante indie che fa delle canzoni alternative, diciamo, rispetto alla musica pop che c'è in Italia. E piace come stile, anche molti ragazzi della nostra età, perché non fa le solite canzoni scontate d'amore, ma anche tristi, quindi ci sta. Quindi racconta una, diciamo, dei temi vicini ai giovani? Sì, molto. Sia l'amore sulla vita in generale, il lavoro, e provoca molto sulle situazioni che ci sono adesso, quindi bello. Il discorso, non è uscito dai Talent questo cantante e non andrà neanche a Sanremo, ecco perché un cantante fa questo tipo di scelte secondo voi? Boh, diciamo, comunque dei buoni pezzi, una buona voce, sa scrivere molto bene, per cui penso che vada al di là del talent e si faccia strada da solo. Cioè, anzi, sia un vantaggio il fatto che sia emerso da solo e che continui comunque solo con il pubblico. Perché è unico, non c'è nessuno come lui, secondo me. Cioè, secondo me le sue canzoni sono poesie, quello che scrive ha un significato profondo. Quindi, diciamo, trasmette un contenuto, trasmette delle emozioni. Trasmette molto, per questo. Ecco, ma è un cantante che non ha fatto i Talent e non andrà a Sanremo. Perché questo percorso? Perché lui, secondo me, è alternativo, cioè ha saputo fare della sua musica una cosa grande nonostante non si sia esposto come magari hanno fatto molti altri cantanti scrivendosi a Talent e cose del genere. Cioè lui è emerso seguendo se stesso. Come mai Calcutta riempie i palazzetti? Perché all'inizio forse era considerato un po' alternativo, invece adesso non più tanto, quindi riempie i palazzetti di gente che pensa che sia alternativo. Pronti? Ah, manca poco, Moretta. Ecco, come mai piace così tanto Calcutta? C'è rap nuova, poi non saprei. Come mai piace? Perché riempie i palazzetti? Ma è perché è un gran cantante, piace alla gioventù di oggi, secondo me, e niente, siamo felici di essere qua. Okay. È qualcosa di diverso dal solito, secondo me. Per me, mi piace e basta, non è che i suoi testi sono carini, ma più che il testo, non lo so, simpatico. Perché è molto orecchiabile. Va dal cuore soprattutto. Okay. Come sarà questo concerto? Terza tappa di un tour sold out? Immagino bello. Sì, noi è già la seconda volta che veniamo per Calcutta, okay. Molto bello. Partito dagli inizi, indie pop, non va a Sanremo, esatto. Che tipo di artista è Calcutta? No, secondo me è completissimo, molto sciallo, bello, mi piace tantissimo, uno dei migliori direi, che non si fa troppo commercializzare, rimane nel suo, nella sua semplicità, bravo. Come sarà questo concerto? Sold out? Già terza tappa sold out. Stupendo. Bello. Sinceramente è tutto un genere nuovo che ha sfondato nel mondo della musica, semplicemente perché per noi adolescenti racconta un po' la fase che stiamo passando, come i primi amori o altro simile. Credo che si sentino comunque rappresentati rispetto alla musica nostra, perché New Entry soprattutto, e poi perché quando le cose magari sono nuove la musica comunque è orecchiabile. Ora a me non mi rappresenta, però è giusto anche forse così, perché siamo un'altra generazione. Comunque, che musica ascolto? Io sono un po' vecchio stampo, italiano Vasco Rossi, sono nato con lui, infatti ho fatto un paragone a lei, e come la prima volta, io l'ho visto diverse volte, vedo in lei la mia prima volta di Vasco, quindi ben venga. Comunque la musica è cultura per me, quindi ben venga. Allora, perché Calcutta, oltre che essere un grande artista, io ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona e mi ero ripromesso di venire a vedere un suo concerto, perché oltre che essere un grande artista è una grande persona. Lui riesce, come dire, a comunicare qualcosa che molti altri non sanno comunicare, no? Riesce a essere anche
come dire, molto diretto, parole semplici. Sì, e ci appende anche un pubblico giovanile, non è uno dei dinosauri che ormai non prendono più nessuno. Cioè. Sì. Come vi siete avvicinati alla sua musica? Nel 2015. Sì, proprio io nel 2015. Sei una fan da tanto tempo? Sì, abbastanza. Ecco, da prima che diventasse famoso? Più o meno, sì, sì, diremmo sì. Ecco, come mai adesso riempi i palazzetti? Evidentemente ha fatto delle scelte giuste ed è arrivato a quello che voleva fare, cioè portare la sua musica, e meglio per lui, e io sono felice di venire al suo concerto, insomma. Ma tante cose, molte emozioni che sento anche in me, cose comunque di noi ragazzi giovani. Ma per me è la stessa cosa, lui secondo me è molto bravo a scrivere. Più che la base musicale, a me piace molto i testi delle sue canzoni, sì. Chiudo questo video da Bologna del 23 gennaio, l'organizzazione sta aprendo i cancelli per far entrare i ragazzi, arrivati anche da stamattina per ascoltare il concerto di Calcutta, sfidando il freddo polare di questi giorni a Bologna.